Torre Malizia con il rinfresco in mano, Fabio e Domenico. Ci vuole dopo quattro manche sudate. Com'è andata la gara? Forza, inizia tu. Bene, ho fatto una prima manche pulita e veloce, e infatti ho fatto il miglior tempo, diciamo, come secondo posto, e ho fatto 1:48. Siamo a parco chiuso, Le altre sono simili con qualche errorino, però è andata bene, ci siamo divertiti. Perfetto, vai. Dimmi. Molto bene, grazie. È la prima volta che vieni qua, giusto? La prima volta qui, la seconda gara. È stata una prestazione in crescendo, quindi sono arrivata ai tempi loro, per me sono molto contento. Per me esordio a Mendolara e questa è la seconda. Abbiamo cominciato insieme e stiamo continuando. E soprattutto qua a Torre Malizia abbiamo una birra freschissima, giusto? Bellissima. Grazie a tutte e due. Grazie. Classifica gruppo N, passiamo al gruppo N, categoria 1004. Terzo agli scacchi del Cosenza Corse su Peugeot 106 Rally, Roberti Carmine. Sempre del Cosenza Corse, sempre su Peugeot 106, Fabio Russo. Vince la classe 1004, Giuliano Gerardo è ritornato alle gare dopo un po' di anni. Zitto, si vince le 1004 gruppo N e vince anche l'assoluto di gruppo N. Un altro applauso a Dino per gli amici, giusto? Sì. Giuliano Gerardo, Dino per gli amici. Grazie.